dalle cosiddette rilevazioni scientifiche non abbiamo avuto dei chiarimenti. Anzi, se è possibile, le cose sono rese ancora più oscure. Sulla morte di Liliana Resinovic a sconcertare il criminologo Pierpaolo Martucci e la lacuna temporale tra la scomparsa della donna il 14 dicembre e il ritrovamento del cadavere il 5 gennaio, mentre la morte risalirebbe al massimo a 48 ore prima. La relazione medico-legale, fatta da professionisti assolutamente attendibili come il dottor Costantinides, spiega Martucci, pone però più dubbi che certezze. Perché si è dato per scontato, si è ricostruito l'evento, fosse stato suicidio, fosse stato omicidio, incidente, no? Ci sono queste tre versioni che in qualche modo io stesso vado un po' ripreso. Si è dato per scontato che ciò fosse avvenuto nell'immediatezza dell'allontanamento della Liliana da casa, cioè quello stesso famoso giorno della scomparsa o poche ore dopo. Anche le ipotesi avanzate in questi giorni, in particolare quella del congelamento e occultamento del cadavere per una ventina di giorni, per poi attuare la messa in scena del suicidio, presentano forti incompatibilità con altri elementi emersi finora. Possibilità, naturalmente, che però presuppone che cosa? Presuppone intanto una capacità organizzativa non indifferente. Un incontro è un'aggressione di cui mancano i testimoni, di cui non ci sono tracce. La disponibilità a mantenere un corpo da qualche parte in condizioni tali da bloccare ogni processo degenerativo. La ricollocazione di questo corpo nel parco di San Giovanni. Peraltro anche sulla messa in scena, dunque, l'idea è, voleva suggerire un suicidio. Però la messa in scena di un suicidio con degli aspetti che lasciano perplessi, i famosi sacchi neri, quindi perché creare una messa in scena in qualche modo capace di suscitare dubbi piuttosto che di essere coerente un'immagine che si vuole dare? Anche la messa in scena pone altri interrogativi, ad esempio se l'autore abbia agito da solo. Ci potrebbe immaginare la presenza di qualche complice, perché effettivamente l'insieme delle procedure che si dovrebbero attuare, no, per gestire una situazione simile, diciamo, si spiegherebbero di più con il concorso di più soggetti piuttosto che di uno solo. Queste dunque le conclusioni del criminologo in questa fase delle indagini. E temo che se non ci sarà una confessione, se non ci sarà una testimonianza inedita, qualcosa quindi che intervenga dall'esterno e che coinvolga qualcuno, qualcosa che non è stata fino a questo punto, fino a questo momento, messa sotto la giusta luce, temo che resteremo nel dubbio.